lungo e composto applauso all'arrivo del feretro. Un fiume di persone hanno atteso fuori dalla chiesa dell'Assunta Silvi per dare l'ultimo saluto a Danilo Pomante. Ci sono tanti, tantissimi giovani che cercano di trattenere le lacrime, familiari, amici e musicisti, proprio come Danilo. La scena più significativa è rappresentata dal suo basso, che non si separa da lui neanche nel giorno del dolore più grande. Si vedono abbracci che lasciano immaginare la sensazione di incredulità e sofferenza per la scomparsa prematura e fulminea che non ha dato tempo a nessuno di salutarlo, stargli accanto. Abbracci che esprimono insieme rabbia e dolore. Un silenzio irreale intorno, spezzato solo nel momento in cui si vede uscire il feretro. È in quel momento che si sentono singhiozzi spezzati dal pianto. E poi la folla presente si trasforma in una lunga e composta fila che lo segue dentro la chiesa. Danilo amava la musica e viveva in quel mondo, e così i suoi amici, che con lui hanno condiviso tante serate e palchi, hanno deciso di rendergli omaggio presentandosi con i loro strumenti musicali in mano, dedicandogli così un gesto pieno di amore e di musica.